Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. AMS, il CERN, dedica 3 giorni alla cacciatore di antimateria. Una 3 giorni interamente dedicata ad AMS, lo spettrometro cacciatore di antimateria, è andata in scena al CERN di Ginevra. Fisici teorici eminenti si sono dati appuntamento in Svizzera per discutere degli ultimi risultati ottenuti dallo strumento, installato sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2011, che resterà attivo fino al 2024. AMS ha di recente ottenuto una nuova misura di precisione del rapporto tra il flusso di antiprotoni e di protoni nei raggi cosmici, un risultato che mostra per la prima volta un'inattesa abbondanza di antiprotoni. Di fatto, i più recenti risultati di AMS potrebbero essere interpretabili come l'effetto di collisioni tra particelle di materia oscura e quindi una possibile evidenza indiretta della sua esistenza e della sua natura particellare. Arrivano sulla ISS gli ultimi 3 esperimenti italiani di Futura. La capsula Dragon è partita grazie al vettore Falcon 9 di SpaceX, la società privata americana che ha firmato un accordo con la NASA per realizzare 12 missioni. A bordo trasportava gli ultimi 3 esperimenti della missione Futura di Samantha Cristoforetti. Cell Shape and Expression è un esperimento di biologia che ha l'obiettivo di definire un modello in grado di descrivere l'influenza del fattore fisico microgravità sull'espressione genica, influenza che si esercita attraverso la modificazione della forma cellulare. ISS Presso, la macchina per il caffè extraterrestre, è invece un complesso esperimento di fisica dei fluidi che impiega un dimostratore tecnologico estremamente sofisticato per validare un sistema in grado di garantire la difficile gestione in un ambiente spaziale di liquidi ad alta pressione e alta temperatura. Il terzo esperimento in partenza, Nanoparticles and Osteoporosis, riguarda la ricerca sull'osteoporosi, una malattia scheletrica multifattoriale che può essere correlata a diversi fattori di rischio. Niente campo magnetico per la cometa di Rosetta. Il nucleo della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko non ha campo magnetico. Lo hanno dimostrato 2 strumenti a bordo della sonda Rosetta e del piccolo lander Philae, atterrato sulla superficie della cometa lo scorso novembre. Gli strumenti ROMAP, Rosetta Lander Magnetometer and Plasma Monitor e RPC MAG sono stati utilizzati per raccogliere misure di campo magnetico durante e dopo la discesa del lander. I risultati sono stati presentati durante una sezione dedicata alla missione all'European Geoscience Union di Vienna, una riunione annuale a cui prendono parte i maggiori esperti di geoscienze. I 2 magnetometri parlano chiaro, niente campo magnetico. È un dato molto rilevante perché può essere esteso anche ad altre comete, considerate le portavoci dell'alba del nostro sistema solare. Grazie a loro, infatti, possiamo ricostruirne l'evoluzione e capire come è cambiato nel corso del tempo. Palazzo Chigi chiama ISS, telefonata fra Renzi e Cristoforetti. 15 minuti in diretta con lo spazio. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha chiamato l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale dallo scorso novembre fino a maggio, grazie alla missione Futura. Le ha manifestato subito l'ammirazione con cui viene seguita, sottolineando il grande ruolo della ricerca scientifica e l'importanza dell'opera di divulgazione svolta dall'astronauta, capace di avvicinare alla scienza anche i profani. Finisca presto, la aspettiamo per festeggiare e metterci al lavoro, cominciando per prima cosa ad andare nelle scuole, ha detto Renzi al momento dei saluti. Sono a disposizione, ha risposto la Cristoforetti, che si è definita una public servant, pronta a restituire al paese il tanto che ha ricevuto. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Lo chiamano l'ormone dell'amore perché la sua presenza aumenta vertiginosamente in tutte quelle situazioni che ci fanno stare bene. Parliamo dell'ossitocina, rilasciata dall'ipofisi quando coccoliamo un neonato o quando una mamma allatta o ancora quando 2 innamorati si scambiano effusioni. In generale, la produzione di ossitocina è collegata a situazioni di benessere e buon umore. Ora, uno studio della Scuola di Medicina dell'Università di New York pubblicato su Nature spiega che è la stessa ossitocina a trasformare una donna in una mamma, come ci riesce bilanciando l'inibizione della corteccia cerebrale. Per arrivare a questo interessante risultato, gli scienziati hanno lavorato con i topi e con i loro cuccioli. I piccoli topi appena nati hanno l'abitudine di piangere per attirare l'attenzione della mamma, un po' come succede anche ai bambini e ad altri mammiferi.
Le mamme però non sono in grado istintivamente di riconoscere quella richiesta di aiuto. Devono imparare a riconoscere la chiamata della loro prole. La chiave per comprendere i meccanismi che attivano questo riconoscimento è proprio l'ossitocina, di cui già si sapeva che fosse legata all'attaccamento materno. Soltanto dopo che l'ossitocina ha fatto il suo lavoro, il cervello di una donna cambia e diventa quello di una mamma, capace di rispondere alla richiesta di aiuto dei suoi cuccioli. Ecco la situazione che gli scienziati hanno osservato. I topi spostano spesso il loro nido per sfuggire ai predatori. Quando durante questo trasloco i cuccioli di topo restano indietro, piangono emettendo ultrasuoni. La madre li sente, torna indietro e li ricongiunge con il resto della famiglia. Addirittura sembra che le mamme tope rispondano anche alle grida dei cuccioli che non sono i propri. I topi che non hanno figli, invece, ignorano completamente i pianti dei più piccoli. Quando però viene infusa loro ossitocina, il comportamento cambia e diventano ricettivi. Com'è possibile? Grazie a studi precedenti, i ricercatori sanno che nella corteccia uditiva del cervello delle mamme restano come in un magazzino le grida di sofferenza dei piccoli. La corteccia uditiva ha due lati, il destro e il sinistro. In entrambi sono stati scoperti per la prima volta sia i recettori di ossitocina che i suoi neuroni produttori. La parte sinistra è specializzata nel riconoscere i segnali sociali. Nella maggior parte delle persone, lo ricordiamo, l'emisfero sinistro è quello che controlla il linguaggio. Gli scienziati hanno potuto provare l'importanza della corteccia di sinistra nel processo di attaccamento materno nei topi, bloccandone l'attività con un farmaco. Le mamme sottoposte a questo trattamento hanno ignorato le grida della prole. Quando invece è stata immessa ossitocina nel cervello delle non mamme, si è attivata una risposta. Una reazione istantanea, assicurano i firmatari dello studio. Non erano rispondenti e poi, boom, all'improvviso lo diventavano. Lo studio sostiene che l'ossitocina aiuti le mamme topo a imparare il senso materno e a immagazzinare, per poi poterla riconoscere, la richiesta di attenzione dei cuccioli. I neuroscienziati descrivono questa scoperta come rivoluzionaria. E adesso si suppone che l'ossitocina possa avere un ruolo anche nell'elaborazione visiva e olfattiva. Molte strade si aprono adesso per i possibili impieghi dell'ormone dell'amore. C'è chi già spera che possa essere d'aiuto per trattare l'autismo o la depressione postpartum.